Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Marvel Snap. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Marvel Snap qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Oggi andiamo a vedere un deck molto interessante che dovrebbe essere un antimeta, come vedete dalla schermata, postato su Twitter appunto da un ragazzo giapponese, 8700 dice come scalata di rank, e questo dovrebbe essere secondo lui il nuovo antimeta del momento, quindi antimeta giapponese, ragazzi, dal Giappone, l'andiamo a provare insieme. Allora, il deck è quello che vedete sulla mia testa. Intanto arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag MarvoSnap qua sotto non metti per ricevere un cuoricino e passate dal Telegram MarvoSnap Italia, ragazzi. Fatevi vedere qua sotto, ragazzi, del Telegram con hashtag Telegram, voglio leggervi, voglio vedere che ci siete. Allora, andiamo a vedere immediatamente questo deck, lo andiamo a provare insieme. È molto complesso da giocare perché ugualmente bisogna fare molte previsioni sul terreno avversario, quindi bisogna pensare come l'avversario. Io non sono bravissimo, lo sapete, quindi potrei avere qualche pecca, quindi andiamolo a provare. Allora, partiamo con la prima carta, un bel Deud. Aggiungi una carta demone alla tua mano che diventa giustamente un 1-6. Lui è un 1-2, quindi potrebbe essere un fastidio, ma non in questo deck. Iron Fist, dopo andremo a vedere con cosa va in combo. Alla scoperta, la prossima carta che giochi una volta scoperta viene spostata di un campo verso destra. Sinistra. Molto interessante perché andrà in combo con una sola carta. Viper, alla scoperta, il tuo avversario ottiene il controllo di una delle due carte in questo campo, quindi gli diamo il meno 2. Poi Lizard, meno 3 forza se l'avversario possiede 4 carte, ma difficilmente possiederà 4 carte perché noi spostiamo tutto. Andiamo avanti, meno 3 Green Goblin per andare appunto a dare ancora più fastidio magari nella zona dove gli abbiamo regalato meno 2 oppure in una zona dove lui si è bloccato perché è sicuro di poterla aumentare in secondo momento. Più 5 a forza quando questa carta viene spostata è il nostro fantastico Vulture. Vulture abbinato giustamente a Iron Fist si sposta verso sinistra e prende immediatamente un più 5, quindi lo giochiamo come un costo 3 che è già 8 di attacco, quindi enorme. Polaris, giustamente per infastidire i nostri avversari, è comunque una 3-5, quindi un bel attacco. E possiamo spostare le carte avversarie dove l'ha messe, quindi possiamo dare fastidio a diversi deck. Maximus, sapete già bene il suo effetto, non è a nostro vantaggio. Può infastidire un po' l'avversario riempendogli la mano e bloccando magari una pescata. Però è solo per il suo attacco molto potente e il costo molto inferiore. Allora, Shang-Chi per distruggere giustamente se l'avversario ha roba abbastanza grande su un terreno. Spider-Man Miles Morales, perché andiamo a utilizzare lui? Perché quando spostiamo appunto il nostro Vulture lui diventa 1 di costo. Quindi dopo che abbiamo giocato giustamente il nostro Iron Fist Vulture andiamo a giocare Spider-Man Morales. Perfetto. Poi Aero, giustamente, che tra poco da quello che si è capito dovrebbero anche nerfare. Stanno girando voci brutte, quindi per ora è ancora giocabile. Sposta in questo campo tutte le carte avversarie giocate durante questo turno. Importantissimo perché fa spostamento alla fine. Spider-Woman dà il fastidio più grosso del deck perché andiamo a diminuire il terreno avversario dove ci sono più carte sul terreno, quindi andiamo a fare un drop per l'avversario, così poi quando facciamo spostamento a fine partita non può fare più niente. Prendiamo immediatamente il vantaggio, anche se poco, su due terreni. E finisce qui, ragazzi. Questo è il deck, direi che andiamo a provarlo insieme. Sono tante combo singole che vanno ad abbinarsi insieme, quindi bisogna studiarle bene e giocarlo. Allora, andiamo a provare questo antimeta, ragazzi. La mano non è che mi piace tantissimo, però abbiamo già Deud e abbiamo anche Londra di sinistro, che può essere comoda per Vulture, ipoteticamente parlando. Lo vediamo. Ok, un Deud sulla destra, senza saperne leggere né scrivere. Quinjet raddoppiato potrebbe essere un problema per noi. Pure. Oh, questa è brutta, raga. Questa è brutta. Potrei provare un demon a sinistra, così lo mette pure al centro. Ok, anche lui ha Deud e l'ha messa a fianco al suo Quinjet. Doppio Deud. Che cavolo, cioè, che se fa Killmonger da solo sui Quinjet? Ma che spreco strano. Mi sta un attimo confondendo il nostro avversario, ve lo dico. Allora, Maximus lo raddoppiamo a sto punto perché abbiamo poco da gestire. O fa Carnage? Carnage! Non me l'aspettavo col Quinjet il Carnage, sinceramente. Ok. Cosa molto strana. Però ha fatto dei bei gigantoni lì, eh. Allora.
Io adesso ho una mano che non sta andando bene, mi ha girato un po' male. E sinceramente è meglio andare a levare subito quel Carnage. Ok, uno lo leviamo. Va bene, Sunspot, Sunspot, doppio. Ok. Io potrei fargli anche un bello scherzetto, doppio Goblin. Il problema è che siamo messi un po' male, a mio parere, eh. Te la devo dire tutta. Non l'abbiamo raddoppiato? Sì, perfetto, raddoppiato. Magix, quindi ha continuato un turno in più. A noi fa piacere. Allora, sinceramente, io posso fare una bella cattiveria. Spider Woman doppio. Molto simpatica. Perché qui andiamo a fare un meno aggiuntivo. Il nostro avversario sta aspettando un turno, quindi probabilmente c'è Infinite Out. Parlando, eh. Secondo me mette Infinauto sull'onda di sinistra, noi facciamo aero centro e gli facciamo uno scherzone di quelli incredibili. Vediamo un po'. Ah, l'ho beccato. Ah, l'ho cioccato all'Infinauto. E Tarangi, bello de mamma. Portata a casa. Ciaone, 25-12. Nostra. Oh, ha funzionato. Allora, non mi immaginavo funzionasse in questa maniera. E è andato pure male perché il mazzo aveva girato male all'inizio. Ok, qui c'è un bel mostro, quindi qui Shang-Chi ce lo meritiamo tutto. Diciamo che non mi sta partendo la combo. Un altro The Hood. Un altro distruzione. Arieco Londra di sinistro. E niente, oggi è la giornata dell'Ondra di sinistro. Allora, raddoppiamo Lizard, che non ci dispiace. Il bello è che Shang-Chi... Allora, se mette qualcosa al centro l'avversario, il Carnage, magari lo facciamo alzare bene. Così Shang-Chi poi spacca. È andato a sinistra con Sunspot. Scelta tattica interessante. Allora. Ok, diciamo che se andiamo lì il vantaggio non ce l'abbiamo. In realtà ce l'abbiamo con Vulture. Il vantaggio qui. Perché al quinto turno si è sposta. Polaris sarebbe stata interessante su Sunspot. Oppure potevamo fare Polaris. Gli spostava magari... Il The Hood, così lui andava qua col Carnage e il Carnage rimane 2. Potrebbe essere interessante come scelta, lo sapete? Però, o faccio uno o faccio l'altro. Faccio Vulture. Quando si sposterà vedremo cosa diventa. Oh, Viper, porca miseria, pure lui c'ha Viper. Mi ha regalato Sunspot, gentilissimo. Non dovevi, ragazzo. Ma che gentile. Allora, ipoteticamente parlando, stiamo un po' bloccati. Nel senso che devo per forza fare Shang-Chi per levargli quel monster. Senza raddoppiarlo perché sennò sprechiamo veramente spazi. Ok. Demon, mi sa che è un deck simile a quello che stiamo utilizzando noi. Non vorrei dire. Allora. Senza saper né leggere né scrivere, siamo al quinto turno. E potremmo azzardare in modo pesante. Ok. Vabbè, gli depotenziamo due carte. Raddoppiamo, gli depotenziamo solo il Demon. Però questi si dovrebbero spostare tutti. Ok, lì c'è una She-Hulk. Non ci impressiona troppo, sinceramente. Al centro siamo in svantaggio addirittura. Questa è una brutta cosa. In pratica, diciamo che noi abbiamo perso, ipoteticamente parlando, anche perché non so cosa deve mettere l'avversario. Anche se ha giocato veramente tanta roba. Questi sono degli uno. Io vorrei fare una cosa molto rischiosa. 3. Spider-Man. Iron Fist. E in pratica io sposterei un Demon. 22, 21, 20, 19, 18, 17. Non basta però. Non basta, quindi qua andiamo a perderci se facciamo sto gioco. Peccato. E allora... Per forza Aero e Spider-Man, che sono i due più costosi. Perché se lui vuole andare a sinistra, ok, gliel'abbiamo spostati. Allora, a sinistra vinciamo, però a destra bisogna vedere che esce fuori. Che fortuna. Mamma mia, portata a casa. Geniale, geniale.
Terza partita per noi, ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a portarla a casa per questa. Allora, abbiamo Vulturn, Green Goblin, Polaris e Lizard. Gni. Cioè, nel senso, poteva andare meglio la mano. Però ci accontentiamo. Allora, vediamo un po' i terreni che ci sono. Ok. Io metterei un Lizard centro. Perché è meno 2, tanto lui è 5. Quindi a 3 ci arriviamo. Quindi io direi che lui deve giocare carte abbastanza grandicelle qui. Vibranium. Giustamente, subito subito. Ok, un bel Sunspot che rompe le scatole. Quello non è un bene per noi. Anche perché stiamo al terzo turno, quindi non possiamo fargli niente. Green Goblin centro. È l'unica. Più che altro perché non abbiamo dei controlli importanti. Maximus, grazie. Ipoteticamente gentile. C'è la Viper, niente Viper. Ok. Allora, noi così possiamo spostare niente? In realtà sì, con Polaris potremmo spostare al centro. Ma mi conviene? Oppure mi conviene fargli pesca pure a lui? Ma sì, dai, Maximus. Shuri. Ah, questa è una brutta cosa. Ok. Quindi il nostro avversario probabilmente qua al centro o a sinistra giocherà la roba grande. E allora noi facciamo così. Anche perché lui c'ha vantaggio. Quindi noi aspettiamo il prossimo turno per Shang-Chi. Per forza. Ok. Allora lui l'ha messo proprio lì dove noi abbiamo messo The Hood. Quindi niente male, vai per pia di questo. Le faccio un regalino carino. Aero. Non mi aspettavo la Shuri sull'Aero, sinceramente, lo devo ammettere. Allora, ipoteticamente parlando, io devo fare Shang-Chi qui a sinistra. E faccio Shang-Chi, arriviamo a 4, 5, 6, 4. Sperando che lui gioca carte all'ultima part turno. Dovrei fare sto giochetto così. Perché al centro tanto per recuperare ci mette veramente troppo. Quindi proviamo. Ok. Taskmaster su Aero. Vibranium. Noi Shang-Chi su Aero. Abbiamo vinto centro e sinistra con 6 e 8. E Demon e Vibranium arrivano a 10. Abbiamo vinto con 6 e 8. Che cosa strana. Assurdo, bello. Devo ammettere, ragazzi, che questo deck mi ha dato delle grosse soddisfazioni. Questa sorta di deck Viper, però in maniera anti-meta, che fa delle evocazioni, degli spostamenti particolari, delle distruzioni a fine turno importanti, dà fastidio all'avversario con vari meno 2 e meno 3. È una situazione molto interessante e da studiare parecchio. Sono riuscito addirittura io a vincere delle partite e non me l'aspettavo neanche con questo deck, una cosa del genere. Quindi complimenti a chi l'ha inventato, a questo ragazzo che ha fatto dall'87 al 100 con questo anti-meta. Ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag MarvelSnap qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video. Ah, passate dal Telegram Marvel Snap Italia che trovate in descrizione.